Ok, ciao a tutti, seconda puntata. E i compagni, l'ultima missione, ovvero la prima che abbiamo fatto, siamo entrati a far parte dei compagni, quindi iniziamo a fare missioni per aumentare di grado e Volte per andare Sion dice avanti. che io ho la forza vita Allora, sto e mio fratello la sua intelligenza. cercando Chiama stati lavoro. assoldati per occuparci di alcuni seccatori negli Alberi. Ok. Qualcuno li ha fatti arrabbiare. Solo un gruppo di semplici Gruppo semplici bandieri, bandieri, me dei ne occuperò codardi io. eccellenti. Non avere pietà di loro. Ok, è questa quella che devo fare? Vediamo anche con gli altri capi, vediamo se... Persone non Quando avrai credono la come mia si età ti mancherà scopre. il Questa con i rigore del compagni, è sangue. vero che i compagni sono Anche proprio gli uomini mannari. più valorosi Ho sentito che dovrebbe potresti essere più essere... forte di quello che sei. Ma non stai già svolgendo un incarico per farlo? Ok, sì, dovrebbe essere questa, perché i compagni lasciano anche missioni secondarie che... Dove dobbiamo andare? Dicevo, i compagni lasciano anche missioni secondarie semplici per ottenere solo denaro. Quindi bisogna stare attento a non confondersi e fare quelle. Invece che la quest principale. Quindi andiamo al nostro cavallo che non so dove mi è arrivato. Magari no, non ne ho veramente idea. Comunque, quindi, cavallo contro le leggi della fisica. Lì c'è ancora un accampamento di giganti volendo. Magari lo scopriamo, ma non lo fa... No. Wow, tigre da denti a sciabola. Cazzo. Speriamo di non far morire il cavallo. Ok, non sembra sia morto. Ok. Quindi. Ok, qui c'è ecco i giganti. Magari cerchiamo di scoprirlo senza farci uccidere. Non sarebbe male, anche se... Una martellata. Oh, c'è un drago in lontananza. C'è un drago in lontananza. Voglio solo scoprire il campo. Ok, scoperto. Adesso ne scappiamo. Andiamo verso la nostra caverna. E ancora vedo nuovi puntini rossi. Oh, che è tutta sta gente col veleno? Che stanno a fa'? So, banditi, chi so? Ah, banditi. Vabbè, ne Vediamo che scappiamo. sai di potermi sconfiggere. Stanno ancora appresso un po' dei banditi, ma noi ci, a testa bassa ci dirigiamo verso la grotta e entriamo a fare la missione. Sperando sia questa quella principale, insomma. Allora, Orotheim, nuova scoperta. Entriamo verso Orotheim. Vediamo un attimo che ci dicono che fa e chi ci sta qua dentro. Mettiamo subito un arco. Ottimo. Adesso saranno solo due banditi. Con l'arco in furtività stanno a morire tutti velocemente. Cazzo. Allora. Attento lui, quello che dobbiamo uccidere. C'ha un sacco di vita. Quindi io proporrei di metterci un attimo gli urli. Vediamo un attimo che abbiamo di urli. Urli. Dovrei avere soffio del fuoco. Ok, che potenziata. Ok. Quando ti avrò ucciso sarà molto più L'ho facile lisciato, perfetto. curarti. Ok, esecuzione, morto. Vediamo se c'ho qualcosa meglio di me che gli posso rubare. Diario del bandito. Torna alla Farkas. Ok, questo vale un po'. Questi valgono un po' e li rivendiamo. Mi pare strano che questa qui sia una missione dei compagni finita così. Credo che è una di quelle che dà solo denaro. Quindi io mi sto sbagliando? Sto facendo una missione a casaccio? Che non c'entra niente con quello che devo fare? Vediamo. Allora, mappa. Whiterun, dov'è Whiterun? Ok, andiamo a Dragonsearch che... Mettiamo punti a caso sulla mappa. Comunque, andiamo a Dragonsearch che scendiamo a Yorvaskor e andiamo a parlare con Farkas, che ci ha dato la missione, e vediamo un attimo se era questa quella che dovevamo fare. Ok, arrivati a Whiterun. Tempuggioso. Ok. Eccoci. Siamo arrivati a Jorvaskar. Entriamo e vediamo un attimo che ci dice. Eccolo. Alcune persone non Ho credono risolto il d'avere problema. Ecco. grande fiducia in te e ancora una volta non mi hai deluso.
prima Skjord ti sta facendo. Ok, no, era da fare quella qui come missione, perché te le mettono in mezzo. Ok, abbiamo fatto una missioncina e adesso dobbiamo parlare con Skjord per prendere le missioni. Che sono dei problemi con i mano d'argento. Il mano d'argento è qua la compagnia che ha tutti armi d'argento, che vuole uccidere tutti i lupi mannari. Volevi sì, vedermi? Stavolta ho concepito qualcosa di leggermente diverso. Ok, l'ho abbastanza incazzato. Vediamoci stanotte alla forgia terrena. Ok, incontra Skjord di notte. Aspettiamo 4 ore? Che dovrebbe essere tipo mezzanotte in punto? Eccolo. Parliamo con Skjord. Ela si unirà a noi tra poco. Una volta entrata. Siamo pronti? Siamo pronti. Non so cos'è. Sono pronto. Non è una prova. Non è una prova. Entriamo nella forgia terrena e vediamo che succede. Oh cazzo, sono lupo mannaro. Ah, era la cacciatrice. Che ci può anche insegnare a tirare con l'arco così a casaccio. Ci vediamo. Ma ti parla normale anche con lupo mannaro. Che cosa ridicola. Spero che tu riconosca Ela anche in questa forma. Eh sì, mi ha insegnato a tirare con l'arco. La tua antenata. La mia antenata. Perché Kodlak è troppo impegnato a gettare via il grande dono. Ah, è questo il dono che hanno i compagni. Egli crede che siamo stati maledetti. Al contrario, io penso che siamo stati benedetti. Bene, è molto figo essere l'uomo mannaro. Infonde questo genere di coraggio essere una maledizione. Giusto, sono d'accordo. Ci occupiamo direttamente delle. Sono troppo belli i lupi mannari. Per raggiungere i ranghi più elevati dei compagni. Devi unirti a noi nel sangue condiviso dal lupo. Dovrai unire il tuo spirito al mondo ferale, d'accordo? Perfetto, perfetto. Sono pronto. Veramente se vi rifiutate adesso di diventare un lupo mannaro non potete proseguire con i compagni, quindi è un passo obbligatorio da fare per completare la quest, se non sbaglio. Ah, braccia. Ah, madonna, avrei ammazzato quel braccio. Ok, ecco un po' di sangue. Ok, beviamo. Con le ultime espansioni hanno messo anche dei rami abilità, come tutte le altre abilità sui lupi mannari, che però non mi ricordo come si sbloccano i perk. Forma ferale, nuova aggiunta. E sono un lupo mannaro. Vediamo un po'. Eccolo. Vedete, ecco i punti da lupo mannaro. Guarda, il top della conferenza dell'epoca dei lupi di ghiaccio. Vedete, ci stanno un sacco di punti abilità che si possono mettere. Un lato del terrore infligge e affligge creature di livello maggiore alle spaventa. Ha una portata maggiore. 100 punti bonus salute e vigore. Nutrirsi ti fornisce al doppio la salute, è ottimo. Può divorare diverse creature morte. Divorare creature al posto di persone fornisce solo la metà del tempo di trasformazione extra. Perché come funziona? Noi siamo... Che è successo? Dicevo, noi siamo lupi mannari per un certo tot di tempo. Come vedete. E... ah, aspettiamo per far finire la trasformazione. Siamo ad esempio lupo mannari per un'ora. Mangiando aumentiamo questo lasso di tempo. E però con i punti perk che hanno messo possiamo mangiare non solo le persone ma anche gli animali. Ah, in teoria una prima volta diventa un lupo mannaro che non se l'aspetta, sta dentro la città e inizia a fare carneficine. Adesso ho aspettato in modo da... Non è stata facile, è messa ancora in vita. Infatti una delle prime volte ti raggiù mezza città. Perché si è fomento subito. Abbiamo persino organizzato una celebrazione in tuo onore. Oh, dai. C'è un gruppo di cacciatori di lupi mannari avampati qui vicino. Ottimo. Vediamo se mi posso trasformare. Ora, prima di dire se mi posso trasformare, vediamo direttamente se su effetti attivi dovrebbe essere... No, su poteri, scusate. Ok, assumi le sembianze di un lupo mannaro. Invece di urlare... Penso che me ne andrò. Quindi trasformiamoci. Mettiamo subito all'opera i lupi mannari. Ah, vediamo. Visto che in città non l'ho voluto provare. Ako. Lo scatto, beh, si corre normalmente. Con RB si fa un urlo che... si scappa. Brama di sangue aumentata. Cuore ha consumato progressione bonus sul lupo mannaro. Ok. Per aumentare quindi di rango con lupo mannaro dobbiamo nutrirci, penso, di persone. Eccoli. È fortissimo. Sa che c'entra un po' di danno, ma è fortissimo. Soprattutto che perché che hanno messo... Oh, ci stanno menando. Comunque perché che hanno messo... Che è veramente tanto tanto forte. Ecco, vedete, pure le esecuzioni ci stanno. Ok, nutriamoci che sono punti abilità per proseguire con il rango. No, già lo posso potenziare? Non credo.
No, non si capisce quanti ne devo mangiare prima di potermi potenziare. Vabbè, spero che ce lo dicano loro. Quindi, proseguiamo. Vedete, tasti lupi mannari perché sono cacciatori. Sti bastardi, mo' li andiamo a spaccare culo a tutti. Cioè, Schior, hanno organizzato una battuta di caccia contro questi qui che ammazzano i lupi mannari in mio onore. E mi sono ritrovato qua con solo Aela e Schior, che è insomma il pelato. Guarda, quei codardi devono aver bloccato l'accesso dopo l'assalto di Schior. Hanno bloccato Sentiamo il l'accesso. rumore della porta. Tira. Ecco, mentre Schior, il pelato, già è entrato da solo e già ha iniziato a fare un po' di bordello da solo. Infatti loro già si sono un po' barricati dentro. Ok. Possono pure fare gli attacchi caricati. Mi sembra che se non sbaglio. Ok, ecco l'urlo per spaventarli. Nutriamo. Bonus il buon mannaro disponibile. Ok, quindi adesso noi in teoria già ci possiamo potenziare. Apriamo la porta. Se teniamo premuto dovremmo essere in grado di fare un attacco potente. Infatti. Ok, quindi scattiamo. Ah, la trappola, porca. Oh, vai, 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 attacca. Mi ricordavo che faceva un attacco veloce, ma non mi ricordo come si fa. Mo' ce lo trovo. Tanto mangiamo che ci nutriamo. Poi avremo anche i punti di abilità da mettere. Vabbè, abbiamo solo uno, lo mettiamo qui e facciamo 25% di danno in più. Ok. Proseguiamo, ecco un altro. Vabbè, sì, bandini, sti banditi sono un po' scarsi. Un'armatura leggera con l'uovo mannaro si fa carneficina. L'unica cosa a cui tocca stare attenti è che ad esempio questi nemici in particolare fanno lame d'argento e mi sembra che ci portano danni bonus. Ok. Ah, ecco, forse se uno tiene premuto inizia ad attaccare a raffica. Forse, non sono sicuro. Ci nutriamo sempre che ci servono i punti abilità. Così facciamo pure salire di livello il lupacchiotto. Ah, ecco, tenendo premuto grilletto sinistro. Non so che grilletto sinistro sarebbe. L'attacco con lo scudo, la botta con lo scudo. No, non mi ricordo. Ah, no, sarebbe la parata, il grilletto sinistro. Ah, vedi, abbiamo roba che però. Ecco, la cosa brutta di Luminaria è che non possiamo interagire con gli oggetti per raccogliere equipaggiamento e altro. Quindi è un po' un problema perché non possiamo raccogliere tutti gli oggetti che magari ci sono utili. Ela non sta facendo nulla, si è trasformata, facesse qualcosa sta tizia. Sta a fare un combattere da sola. Qui ad esempio stanno un sacco di pelle se dovete aumentare la forgiatura. Ok, C'è qualcuno? eccone altri. Vedete, infatti questi già che c'è un'armatura pesante non basta, un corpo può ammazzarli. Ok. Cuore consumato per progressione lupo mannaro. Ormai siamo vicini. Attenzione. Il loro comandante è molto pericoloso. Il loro comandante è molto La chiamano pericoloso. la spogliatrice. Eccolo. In effetti è abbastanza forte. Intanto le cerchiamo di. Ah, cazzo, Schior che è morto! Noi naturalmente ci nutriamo come deveri, come farebbero i veri compagni. Approfittiamo subito degli amici morti. Tutta una vita qui mi sta. Vabbè, vediamo prima questa che torna. Urliamo, così scappa la gente. Cerchiamo un attimo. Ok, è morta. E ci nutriamo. A posto, parla con Ela. Magari prima di parlare con Ela mi dovrei un attimo finire di ammazzare chi sta qua. Rama di sangue aumentata vuol dire che aumenta il tempo di trasformazione da lupo mannaro. Ok, abbiamo finito? Quei maledetti. In Ok, qualche modo sono sono avversari riusciti a miei. uccidere Schioretta, credo, sono È uno dei più 200. forti di noi. Ma il Non numero dei vorrei nemici l'ho ripeterlo. sopraffatto. Non sarebbe dovuto Sai venire quanto senza un impegno fratello di senza scudo. fratello scudo? Beh, fratello di scudo sarebbe il compagno perché Guarda, non vi è mai dato solo io missione. controllerò che non sia rimasto nessuno in vita e Che cercherò di palle. ritrovare qualche informazione da E lei. infatti c'è morto Io e Schior. te abbiamo del lavoro da Però in fare. compenso ci ha fatto trasformare, quindi diciamo L'argento sti tremerebbe cazzi. dinanzi a noi. Ok, qual è il nostro La prossimo mano obiettivo? d'argento sta cercando un gruppo.
Recuperalo per l'onore di noi tutti. Ok, quindi iniziata la ricerca. Recuperi i frammenti di Vutrad. Quindi abbiamo, siamo riusciti a trasformarci in lupo mannaro. Abbiamo fatto la nostra iniziazione. Purtroppo danni, diciamo, di collaterali. C'è morto Skjorr. Qui c'è ancora un mano d'argento. Come fa? Perché non l'ho ucciso prima? Vediamo anche lui, giustamente. E Skjorr è morto perché come un coglione è venuto da solo. Sto stupido. Danni collaterali. Vabbè, amen, insomma. Basto io che fa che fa ammazzarli. E Aela intanto ha detto che si informa qui su quello che succede. Io nel frattempo devo andare a nel Rift, quindi nella regione dove c'è Riften, e devo andare a recuperare, vediamo se c'è scritto, recupero i frammenti di Vutrad, che è la sciagura leggendaria del nostra. Quindi ci vediamo con la prossima puntata. Siamo al nostro bel lupo mannaro, andiamo a recuperare Vutrad. Quindi alla prossima puntata. Ecco lì, stiamo ritrasformando. Quindi alla prossima puntata e ciao a tutti. Questa qui era un'altra missione.